Buongiorno a tutti ragazzi e buon 2016, sì questo è il primo video dell'anno quindi sono felicissima di poter augurarvi buon 2016, appunto oggi è il 2 gennaio, il giorno in cui appunto registro il video ma voi lo vedrete sicuramente un pochino dopo, però appunto vi auguro un buonissimo anno nuovo. Ormai ci stiamo avvicinando anche al terzo anno del canale, infatti a gennaio, ora non ricordo precisamente il giorno ma andrò a controllare, ho aperto il canale, quindi sono 3 anni che siamo insieme, veramente io vi ringrazio tantissimo. Questo sarà il video dei 10 libri migliori letti appunto nel 2015, quindi vi farò questa classifica a partire dal 10° libro fino ad arrivare al 1° libro, al libro che appunto metterò al 1° posto dei libri letti nello scorso anno. Mi devo ancora abituare a questa cosa che non siamo più nel 2015. Beh, è un video molto carino da vedere e spero appunto che vi possa interessare e così appunto cominciamo subito. Nella classifica di libri migliori letti nel 2015 al 10° posto va Dov'è finita Audrey di Sophie Kinsella, questo libro edito dalla Mondadori, un libro che ho veramente veramente apprezzato tantissimo. È finito all'ultimo posto ma ovviamente sono i libri migliori letti quindi è ovvio che mi sia piaciuto e l'ho letto quest'estate, l'estate scorsa ormai, e mi è piaciuto davvero davvero tantissimo, un libro molto scorrevole, tantissimo. È adatto proprio all'estate, al periodo in cui non si ha voglia di fare nulla, insomma solo di andare al mare e rilassarsi e divertirsi, e questo è proprio un libro scorrevole, divertente, fresco, genuino e veramente veramente simpatico, l'ho apprezzato tantissimo e oltretutto mi ha sbloccato il blocco del lettore che avevo in quel periodo lì, quando era luglio-agosto in cui ho letto questo libro, e quindi appunto questo libro mi è piaciuto davvero davvero tanto e ve lo consiglio tantissimo. Al 9° posto in classifica invece abbiamo Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, vi mostro qui tutta la trilogia, la prima trilogia, quella lì appunto l'edizione contenente 3 libri, però in realtà mi riferisco in generale a tutta la saga di Percy Jackson e mi è piaciuta davvero davvero tantissimo, è una storia veramente fantasiosa, in realtà devo ancora leggere 2 ultimi libri della saga degli dei dell'Olimpo, però è veramente una storia molto molto divertente, un fantasy d'avventura, un'avventura veramente esilarante, un libro che veramente scorre velocissimo e l'autore è stato bravissimo in quanto è l'unico libro che riesca a farmi ridere, veramente io ho sorriso veramente tantissimo leggendo questo libro perché Percy e tutti gli suoi amici sono veramente dei personaggi fantastici, Percy in particolare è un personaggio molto ironico quindi mi è piaciuto tantissimo e quindi se volete un libro avventuroso che comunque sia molto scorrevole, abbia delle avventure simpatiche, divertenti, sia un libro comunque ricco di avvenimenti ma che faccia anche ridere, comunque non sia troppo impegnativo perché comunque è uno stile molto molto scorrevole, appunto Percy Jackson secondo me fa per voi. All'8° posto invece in questa classifica mettiamo Oltre i limiti di Katie McGarry, questo libro anche questo qui l'ho letto all'incirca verso la fine dell'estate, quindi settembre, mancava poco all'inizio della scuola, ed è un new adult, anzi uno young adult, non è un new adult, è uno young adult che ho letto appunto in quel periodo lì, ed è una storia ad ambientazione scolastica ma che appunto non racconta niente di fantasy, ed è un libro veramente veramente valido perché tratta delle tematiche veramente importanti, ovvero tematiche appunto psicologiche come l'amnesia post-traumatica, ed è appunto un libro veramente veramente valido, tratta varie tematiche dalle più serie alle meno serie, ma comunque è un libro veramente veramente intenso perché parla di crescita, di una crescita psicologica, infatti i personaggi fanno veramente uno sviluppo impressionante soltanto nel primo libro, mi è piaciuto davvero davvero tantissimo, quindi se cercate un libro young adult, un libro comunque per ragazzi, quindi che ha una storia d'amore molto molto bella ma che comunque, scusate il riflesso, tratti delle tematiche importanti e appunto non i soliti libri molto semplici e poco profondi, questo è un libro molto molto profondo nonostante il target che ha comunque, quindi ve lo consiglio tantissimo e questo va a finire dritto dritto all'8° posto nella mia classifica di libri letti nel 2015. Al 7° posto invece abbiamo Shadowhunters, l'origine, il principe di Cassandra Clare, questo libro invece l'ho letto molto molto di recente, è uno degli ultimi libri che ho letto ed è il secondo della trilogia di Shadowhunters, l'origine, mi è piaciuto davvero tantissimo ed è finito dritto dritto in questa classifica perché io sto adorando veramente veramente tanto la trilogia appunto delle origini, devo leggere La principessa ma ho paura di finirlo, proprio ho paura di finire questa saga, questa trilogia mi sta piacendo così tanto che non voglio lasciare i personaggi ai quali mi sono così tanto affezionata. Vi consiglio tantissimo di leggere Shadowhunters in generale, tutte le saghe, quindi la saga principale ma anche la trilogia delle origini,
perché è molto molto valida. In molti la snobbano, chi ha letto la saga principale snobba molto le origini perché dicono: ah, non ci sono Claire e Jace, oh mio Dio. Vi garantisco che i personaggi all'interno di questa storia non vi deluderanno e anzi vi entreranno nel cuore tanto quanto probabilmente i personaggi della saga principale. Al sesto posto invece abbiamo Harry Potter e il Calice di Fuoco di J.K. Rowling. Non potevo non citarvi almeno un Harry Potter all'interno di questa classifica. Harry Potter è una saga veramente veramente conosciutissima, penso che non debba neanche spendere molte parole a riguardo perché un po' tutti penso la conosciate. Ho letto soltanto questo volume in realtà quest'anno di Harry Potter, no, ho letto anche il terzo. Però questo mi è piaciuto in particolar modo, l'ho adorato tantissimo e anche il film è il mio preferito in assoluto, tra i miei preferiti in assoluto. Quindi in generale questo libro è veramente veramente bellissimo, vi consiglio tantissimo di leggere la saga di Harry Potter perché merita davvero davvero tanto, è una di quelle storie che hanno fatto così tanto successo, c'è un motivo. Harry Potter ha davvero tutto al suo interno, tutto, e questo quarto volume appunto è stato una delle letture più belle fatte l'anno scorso. Al quinto posto invece abbiamo Il primo bacio a Parigi di Stephanie Perkins. Questo libro è uno young adult molto molto conosciuto soprattutto negli Stati Uniti e che anche qui in Italia comunque ha il suo pubblico in quanto è stato molto pubblicizzato soprattutto qua su YouTube e edito da De Agostini e finalmente ho inserito anche questo libro all'interno di questa classifica perché è davvero davvero un libro fantastico, non posso dire altro che fantastico, perché questo libro è dolcissimo, romanticissimo, però non è assolutamente stucchevole e i personaggi sono qualcosa di fantastico. Una caratterizzazione dei personaggi molto molto valida, soprattutto quella di Etienne, che io ho adorato, ma nonostante anche i personaggi secondari siano magari meno caratterizzati rispetto ai principali, comunque anche di loro si ha una bella impronta caratteriale, si capisce bene il loro carattere e quindi è una storia che ho apprezzato tantissimo sia per le vicende che per appunto la trama, ma soprattutto per i personaggi fantastici che ho apprezzato tantissimo. È veramente un libro molto frizzante, divertente, dolce, ma anche importante perché tratta comunque alcune tematiche un pochino più impegnative e quindi vi consiglio tantissimo Il primo bacio a Parigi. Quarto posto invece abbiamo un libro che purtroppo non posseggo in cartaceo ma che mi fu prestato da mia cugina e che lessi in circa 2 giorni. Sto parlando di The Program di Susan Young. Vi faccio passare un'immagine sulla descrizione magari della copertina. Questo qui è l'unico libro distopico che io abbia mai letto, che io abbia letto appunto nel 2015 ed è stata una vera rivelazione. È stato un libro veramente veramente intenso, l'ho letto in pochissimo tempo e ragazzi ha scaturito in me tantissime emozioni diverse, mi ha coinvolto totalmente all'interno della trama, mi sono innamorata dei personaggi che mi sono entrati nel cuore e appunto me lo sono mangiata quel libro letteralmente perché è veramente veramente bellissimo. Ha un'idea proprio di fondo molto molto originale, la storia è sviluppata bene, nonostante sia un libro abbastanza introspettivo, non è uno di quei libri che dici succede di tutto ed è molto movimentato, c'è un colpo di scena dietro l'altro, no. È un libro abbastanza introspettivo, però nonostante questo scorre che è una meraviglia e anzi tutto il percorso che fa il libro per farci comprendere delle cose in generale, per farci entrare interamente nell'ottica del mondo in cui i nostri personaggi vivono, è veramente fantastico. Vi consiglio tantissimo quel libro perché anche se non amate i distopici, secondo me quello non vi deluderà perché io non sono un amante dei distopici in generale, non ne leggo tanti, non è il mio genere preferito, ma The Program è stato veramente una rivelazione. Poi finalmente arriviamo al podio del 2015. Al terzo posto, per questo anno passato, metto Il potere dell'oscurità di Elisa Amore, terzo volume della saga di Tauched, quindi della saga della carezza del destino, saga tutta italiana che quindi vi consiglio tantissimo anche per questo e che è una storia dark fantasy, un dark fantasy molto molto bello e che questo libro soprattutto ha avuto anche delle rivelazioni un po' creepy e particolari, la copertina è bellissima ed è veramente una saga che vi consiglio di leggere tantissimo perché non vi deluderà. Ci sono pareri contrastanti a riguardo di questa saga, però io la adoro follemente e vi la consiglio davvero davvero tantissimo ed è finita assolutamente nel terzo posto, soprattutto appunto questo libro che è l'unico che ho letto ovviamente nel 2015 di questa trilogia, di questa saga perché è l'unico uscito.
ed è stato veramente bellissimo, il libro più bello dei tre finora usciti. Comunque, se vi interessa, trovate tutte le recensioni di questi libri sul mio canale, quindi in caso vi lascio il link giù nell'info box se vi interessa dare un'occhiata magari alla recensione della Carezza del Destino, perché è il primo volume. Ma a parte questo, vi consiglio davvero di leggere questa saga, perché è veramente veramente valida e ve la consiglio tantissimo. E qui arriviamo ai primi due posti di quest'anno. Allora, è stato davvero davvero difficile decidere quale libro mettere, perché in realtà entrambi mi sono piaciuti tantissimo ed entrambi avrei voluto metterli al primo posto, però alla fine ho deciso, ho pensato su e ho capito appunto che al secondo posto ci metto Tenebre e Ghiaccio di Leigh Bardugo. Non ho il libro cartaceo perché l'ho prestato a mia cugina, però vi lascio un'immagine in sovrascrizione. Allora, questa è l'ultima lettura che ho fatto nel 2015, l'ho finito il 30 dicembre, quindi fantastico, l'ultima lettura dell'anno, e mi è piaciuto davvero, davvero tantissimo. È stata una lettura totalmente sconvolgente, un fantasy davvero fantastico. Il libro è veramente sviluppato bene ed è fantastico, ve lo consiglio tantissimo, è una trilogia e purtroppo vi devo dare una brutta notizia. In Italia è stata interrotta, quindi in italiano è disponibile soltanto il primo volume. In inglese la trovate come The Grisha Trilogy ed è il primo volume, si chiama Shadow and Bone invece di Tenebre e Ghiaccio. E purtroppo appunto non possiamo leggere i seguiti in italiano. Io ho già ordinato il secondo in inglese perché non posso aspettare, anche se in inglese io non ho una padronanza fantastica della lingua, però ci tengo talmente tanto a leggerlo che ho dovuto assolutamente fare questo ordine, perché ci tengo tantissimo a questi personaggi, a questa storia, tant'è vero che ve l'ho messo al secondo posto in questa classifica. So che il fatto che sia interrotta possa un po' far storcere il naso, giustamente, come l'ha fatto storcere a me, però se poi appunto sapete un po' di inglese o comunque volete approcciarvi un po' alla lettura, potete comunque provare a leggerli anche in inglese. Io vi consiglio tantissimo questo primo libro, non vi parlo dei seguiti perché non li ho letti, però il primo volume mi è piaciuto veramente veramente tantissimo, l'ho trovato una storia molto intensa, vi farò sicuramente la recensione perché sono esaltatissima. E finalmente arriviamo al primo posto in questa classifica. Parliamo del libro che più mi ha toccata, che più mi è rimasto nel cuore dell'anno appunto passato, un libro veramente veramente intenso di cui vi ho parlato molto spesso, Prima di te di Giorgio Moyes. Questo libro è edito dalla Mondadori. Andai a Firenze e comprai questo libro e poi appunto lo lessi quando tornai a casa, ed è stata veramente una rivelazione, un libro intenso, profondo, che tratta delle tematiche importantissime, parla di vita, parla anche di morte, ma soprattutto parla di vita perché è questo libro è un inno alla vita. Ci si ritrova ad avere una protagonista che non sa cosa fare della propria vita, non la prende in mano, non fa nulla per cambiarla, per migliorarla, ma grazie a Will Traynor, che è il personaggio maschile, riuscirà a capire il significato importantissimo della vita e comunque in generale, grazie a lui, capirà quanto è importante fare una vita come la si vuole e fare di tutto per cambiarla a proprio piacimento e prendere in mano la situazione, fare quello che si vuole nella propria vita e non essere passivi, anzi vivere attivamente la propria vita. Veramente veramente bellissimo, un libro toccante, a tratti struggente, dolce, delicato, che tratta veramente delle tematiche importanti in modo molto molto delicato, senza essere troppo forte, troppo crudo, diciamo, anche se comunque la scrittrice è molto diretta nel dire le cose, non gira intorno alle cose, quello che deve dire lo dice. Però non ho trovato questo libro assolutamente crudo, nonostante sia molto diretto. È un libro veramente fantastico, ve lo consiglio tantissimo, ed è finito al primo posto in questa classifica perché veramente merita di essere letto da chiunque. Secondo me è appunto un inno alla vita, è un invito a chiunque di prendere in mano la propria vita e farne ciò che si vuole, non essere appunto passivi, ma come ho già detto, rendere la propria vita come la si vuole, viverla attivamente e inseguire i propri sogni, non accontentarsi insomma. Ed è questo la cosa che mi è piaciuta di più, perché ha un messaggio davvero importantissimo ed è questo che lancia il libro, questo messaggio veramente bellissimo. Per questo motivo io vi consiglio di leggere tantissimo questo romanzo, sia che voi siate maschi che siate femmine, perché è un libro che va benissimo secondo me per essere letto da chiunque, nonostante la narratrice sia femminile, quello che volete, ci sia una specie di storia d'amore, però comunque è un libro che parla di vita e quindi
dovete leggerlo tutti, a prescindere. Questo era il libro che appunto metto al primo posto in questa classifica, Io prima di te di Giorgio Moyes. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Questi erano tutti i libri che ho amato di più nel 2015. Ditemi nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo con me, se avete letto magari qualcosa dei libri che ho citato, che ho mostrato, se avete letto Io prima di te, che sono curiosissima di sapere se l'avete fatto e cosa ne avete pensato, perché veramente è stata la lettura più bella e più intensa che mi è rimasta più nel cuore di tutto l'anno passato. E quindi niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, ditemi cosa ne pensate, spero di non avervi annoiato e vi auguro ancora un buonissimo 2016.